Debutto regale per il nuovo Piaggio Porter, è stata infatti la splendida cornice di Monte Carlo a fare da sfondo alla presentazione della nuova gamma del veicolo commerciale targato Piaggio. Davvero ricco di innovazioni tecnologiche a partire dai motori diesel e benzina nella versione Piaggio Porter e Porter Maxi. Non a caso per il loro lancio è stato scelto un colore di sicuro effetto, ovvero il Red Sprint, un accattivante rosso, quasi a voler emulare la mitica atmosfera da Gran Premio quando sul circuito di Monte Carlo a correre invece l'altra rossa, riconoscibile dall'inimitabile cavallino rampante di Maranello. Platea delle grandi occasioni, anche quella che si presentava al Grimaldi Forum, dove il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa la nuova gamma 2011. Voglio precisare che noi non abbiamo una strategia che ci vedrà allontanarci dai mercati italiani e europei per andare sui mercati asiatici. Noi manterremo e rafforzeremo la nostra presenza sui mercati italiani, europei e americani e svilupperemo la nostra presenza, che prima non c'era, su questi nuovi grandi mercati come quello indiano, come quello del sud-est asiatico, come quello cinese. Questa è una precisazione molto importante. Due, manterremo a Pisa e a Novale e svilupperemo a Pisa e a Novale i centri tecnici di sviluppo dei prodotti, i centri di ricerca dei prodotti, sia delle due, delle tre, quattro ruote, e questi saranno globali, nel senso che saranno l'headquarters di questa divisione di sviluppo delle tecnologie, che lavoreranno poi in coordinamento funzionale con i centri periferici, chiamiamolo così, dislocati in India, in Vietnam, in Cina, eccetera, eccetera. I nuovi Porter offrono prestazioni di riferimento in termini di forte riduzione dei consumi, nonché delle emissioni inquinanti, e si presentano profondamente rinnovati sia nella tecnica che nell'estetica. Si è detto sempre durante la conferenza stampa, nel corso della quale sono intervenuti il direttore generale Finance Michele Pallottini, a cui si sono alternati coloro i quali sono considerati due papà del nuovo Porter, e quindi Davide Scotti, direttore strategia e sviluppo prodotto, e Maurizio Marcacci, responsabile powertrain veicoli commerciali, a cui ha fatto seguito Franco Fenoglio, direttore della divisione Piaggio veicoli commerciali. Quest'oggi la presentazione del nuovo Piaggio Porter, da quello che abbiamo potuto capire, è anche a basso impatto ambientale. Beh sì, da tempo la Piaggio lavora sulle emissioni dei suoi veicoli. Adesso abbiamo già lanciato l'elettrico, abbiamo lanciato il metano e anche il GPL, e oggi la strada ragionata del diesel. È un diesel compatto, piccolo, leggero, che costa poco, che consuma poco, è Euro 5, ha bassissime emissioni, è forse uno dei più dei meno inquinanti che esistano nel mondo. Per quanto riguarda il tipo elettrico, sicuramente è facilmente utilizzabile soprattutto nelle città per abbattere l'inquinamento, però per la sua autonomia quando possiamo arrivare a livelli di una durata maggiore? Sicuramente è un veicolo da città, ha un'autonomia intorno ai 100 km, e la ricarica si impiega 8 ore a ricarica normale e anche 3 ore a ricarica rapida, e ne abbiamo già venduti 5 milioni in Europa. È molto adatta per la raccolta rifiuti e per i padroncini che devono stare all'interno delle città, magari anche le città come Firenze, come Roma, oppure magari le città tipo piccole che abbiamo in Italia per il turismo, devono essere a basso impatto. La butto lì. Potrebbe nascere da un piccolo Porter un piccolo veicolo ricreazionale, tenendo conto della sua consistenza? Guardi, c'è già. Se vuole andarlo a filmare, ce l'abbiamo dall'altra parte. Abbiamo fatto un veicolo chiamato Monte Carlo. Magari se volete lo possiamo filmare, così lo vediamo. È molto bello. Quindi uno scoop? Sì, uno scoop, perché il primo che facciamo lo lanciamo anche qui a Monte Carlo proprio. Ma possiamo farlo il veicolo Firenze, il veicolo Roma, il veicolo che so, New York, per dire, non abbiamo nessun problema. Anche Camper Magazine, che poi è il nome del nostro programma. Anzi, perché no, potremmo farne uno Camper Magazine, così quando andate in giro potete utilizzare il nostro Porter. E così è stato interessante apprendere che anche la Piaggio, col lancio dei nuovi Porter, ha pensato al nostro turismo, introducendo questo compatto davvero gradevole, battezzato per l'occasione Monte Carlo. A grande sorpresa abbiamo scoperto la realizzazione in anteprima di questo piccolo veicolo compatto Monte Carlo. Noi abbiamo chiesto una serie di allestitori dei vari settori, delle varie mission, o se volete settori merceologici, di esercitarsi un po' e portare in questa occasione qua qualcosa di diverso.
Allora, nella fattispecie la carrozzeria Mosse Graziano, che è una carrozzeria che allestisce veicoli per il trasporto persone, una carrozzeria torinese, ha voluto così dedicare a questo momento anche questa edizione speciale, che è un'edizione particolarmente curata del nostro veicolo già a trasporto promiscuo, quindi persone e cose, alla città di Monte Carlo, quindi alla, come dirà, che suggellerà questo evento. Quindi è una edizione molto limitata che verrà fatta solo su richiesta da parte dei clienti. Su entrambi i modelli, Porter e Porter Maxi, due nuovissime motorizzazioni Euro 5, quali il bicilindrico turbodiesel P120 da 1200 cm cubici, capostipite di una nuova famiglia di motori diesel Piaggio, sviluppato dal gruppo Piaggio e prodotto nei propri stabilimenti di Baramati in India, e l'unità 4 cilindri Multitech a benzina da 1300 cm cubici, che equipaggia anche le versioni B-Fuel, Eco Power, benzina più GPL, e Green Power, benzina più metano. Due propulsori che si distinguono per gli altissimi livelli di efficienza e prestazioni ottenuti a fronte di ingombri ridotti e del massimo rispetto ambientale, con consumi fortemente limitati che scendono fino a meno di 5 litri per 100 km per il diesel P120. Accanto a queste due novità, una rinnovata edizione di Porter Electric Power, il veicolo commerciale 100% elettrico, il mezzo a emissioni zero più diffuso in Europa, protagonista tra l'altro di Overland 13, che vedremo prossimamente in TV. Partendo dall'esperienza che avete realizzato anche con la presenza del Piaggio Porter, questa grossa attraversata, come è data l'idea di mettere insieme i mitici camion di Overland, dei camper, ho visto, e anche i Piaggio Porter? È molto semplice. Tutto viene determinato da qual è il mezzo, il cuore del viaggio. Mentre il cuore degli altri viaggi erano i famosi camioni di Overland, mensa, dormitorio, cucina, quelli famosi che avete visto in tutti gli altri viaggi, noi avevamo qui la difficoltà di usare dei Porter con un'autonomia massimo a 40 km all'ora di 2 ore di viaggio al giorno, poi bisogna fermarsi da 6 a 8 ore per la ricarica. Dal momento che non siamo in Italia, dove ogni 30 metri c'è un'osteria, un posto per dormire eccetera, pur dormendo e mangiando sul camion durante il viaggio di Overland, qui abbiamo detto è meglio dotarci di campers in modo che noi possiamo fermarci su qualunque piazzuola o di autostrada o bosco, poi ci dicevano lì che ci sono, ho mai visto uno che fosse venuto a darci danno o crearci un problema. Un'offerta completa di motorizzazioni combinata con l'eccezionale versatilità degli allestimenti, quella presentata dai nuovi Porter, che però vengono allestiti completamente negli stabilimenti italiani di Pontedera in provincia di Pisa, riuscendo anche a garantire una reale sicurezza attiva e massimo comfort. L'arrivo dei nuovi motori riesce infatti ad esaltare contemporaneamente quelle caratteristiche di estrema compattezza e agilità, oltre che uno straordinario rapporto tra dimensioni e capacità di carico.